Ciao a tutti, siamo dallo stand di PNLUG, la Linux Arena. Adesso andiamo in quello che PNLUG propone per quest'anno, il nostro progetto di punta, che è la Sandbox. Entriamo nel progetto Sandbox, è un progetto di realtà aumentata. Andiamo dentro, non facciamoci scoprire e vediamo cosa sta succedendo. Finché si riempie, ecco, adesso togli la mano, togli la mano, togli la mano, vedi che se la lava all'interno adesso, giusto? Ecco, ecco, crea un passaggio d'uscita per la lava. Siamo qui con l'ingegnere Sergio Zanchetta e chiediamo, ma siccome questa stanza è piccola e buia, è possibile rinfrescarci con un po' d'acqua? Assolutamente sì. In primo o in seconda elementare si fa quello che si chiama ciclo dell'acqua. Quando in montagna piove, il primo lago, il Ciul, si riempie. Attraverso il canale riempie il secondo lago, Caselva, e riempie il terzo lago, che è quello di Tramonti, il lago di Redona. Da qui arriva in tutta la fascia pordenonese e il Noncello e il Meduna ringraziano. Se non ci fosse i vari bacini, se non ci fossero i vari bacini d'acqua, Pordenone in estate rimarremo completamente senza acqua. Questo è quello che si chiama ciclo dell'acqua e tramite la sandbox cosa sta succedendo, Sergio? Tramite la sandbox appunto viene diciamo creata una simulazione in realtà aumentata di questo ciclo. In base a come viene modellato il territorio, appunto, diciamo, il software, il sistema genera le linee di livello. Esattamente, la distanza tra le linee di livello identifica le pendenze che ci sono sul territorio che viene creato, ok? E infatti vedete che abbiamo un livello, diciamo livello zero, che sarebbe il livello dell'acqua, e poi abbiamo un livello superiore, è quello della pianura, e appena sopra abbiamo il livello marrone e rosso che identifica la montagna. Sopra al livello rosso, se continuiamo ad aggiungere sabbia... Io faccio piovere intanto perché i laghi si sono prosciugati. Se continuiamo ad aggiungere sabbia, vedete che viene simulata anche la presenza di neve sulle montagne. Diciamo, questo modello è molto comodo per avere una visualizzazione in tre dimensioni di quelle che sono appunto mappe topografiche. Solitamente le mappe topografiche diciamo, vengono visualizzate in due dimensioni con le varie curve di livello. In tre dimensioni si ha appunto un'idea molto più immediata ed è molto più semplice capire come funzionano. Sopra a questa mappa di curve di livello viene generata una simulazione dell'acqua. Se io metto la mano a una certa altezza, simulo la presenza di una nuvola e quindi simulo che in quella zona stia piovendo. Come vedete, l'acqua segue le curve di livello, comunque la conformazione che io ho voluto dare al territorio, e si accumula nelle zone più basse, ovviamente. Possiamo fare una cosa? Svegliamo per la prima volta il trucco, perché è molto bello vederlo da qua. Allora, mi regge un attimo il microfono, Sergio? Oscuriamo un attimo. Questo è quello che c'è. È sabbia bianca